Hai mai sognato di far rimanere un madrelingua italiano a bocca aperta? In questo video imparerai 6 espressioni shock che puoi utilizzare da subito per sorprendere i tuoi amici italiani. Sono delle espressioni che gli italiani usano moltissimo, non sono espressioni maleducate, che significa che magari le puoi utilizzare con il tuo insegnante di italiano. Sono sicuro che la sua reazione sarà incredibile. Se sei nuovo su Piazza Square, io sono Carlo e in questo canale ti diamo tanti strumenti utili durante il tuo percorso di apprendimento dell'italiano. Condividiamo anche tante storie di successo di persone che grazie all'italiano hanno cambiato la loro vita. Spesso imparando l'italiano sui libri o a scuola, non si imparano alcune espressioni. Per questo motivo, se prendi nota di queste 6 che ti sto per dare e le utilizzerai con gli altri studenti di italiano o con i madrelingua, rimarranno un attimo tipo: cosa ha detto? Perché magari non se lo aspettano da te che stai ancora imparando la lingua. Cominciamo subito. Se ti viene chiesto come va oppure come stai, puoi rispondere sto bene. Ma ci sono tante altre espressioni che gli italiani usano. Ad esempio, sto da favola, oppure sto una favola, o ancora sto na favola. Questa espressione è molto divertente se detta da una persona che sta imparando l'italiano, per cui utilizzala. Avrai anche molte opportunità di utilizzarla, perché chiunque ti chiederà come stai o come va. Ricapitoliamo, anziché dire sto bene o sto benissimo, puoi dire sto da favola. Al contrario, se sei stanco perché magari hai avuto una giornata pesante, puoi dire sono stanco, ma puoi anche dire sto a pezzi, sono distrutto, ho avuto veramente una giornataccia, non ho più un briciolo d'energia, sto a pezzi. Se ti viene chiesto come va e vuoi dire che sei stanco, ricordati, sto a pezzi. Preparati poi a giustificare il perché. Hai avuto una giornataccia, hai lavorato tanto o magari hai fatto troppo sport. Un'espressione che possiamo utilizzare quando qualcuno parla utilizzando paroloni complicati è: ehi, parla come mangi. Cioè, parla in modo semplice, non c'è bisogno di complicare il discorso. Parla come mangi. Stai un po' attento se utilizzi questa espressione, perché l'altra persona potrebbe magari offendersi. Usala solo in contesti informali o quando sei sicuro che la persona che hai davanti è una persona con cui si può scherzare. Sai che cosa ti dirà il tuo amico madrelingua quando utilizzerai con lui una di queste 6 espressioni? Probabilmente ti dirà: mi hai spiazzato, mi hai sorpreso, mi hai colto di sorpresa. In questa espressione troviamo il verbo spiazzare, che è un po' un sinonimo di sorprendere, cogliere alla sprovvista, confondere, disorientare. Ricordatelo, spiazzare. Qualcosa ti ha sorpreso? Beh, qualcosa ti ha spiazzato. Già me l'immagino i vostri amici madrelingua che vi diranno: cavolo, da te non mi aspettavo questa espressione, mi hai spiazzato. Un'altra espressione che adoro è come non ci fosse un domani. Credo che questa espressione esista anche nella tua lingua. Se è così, fammelo sapere qui sotto nei commenti. Sono curioso di sapere come si dice nelle altre lingue come non ci fosse un domani. In italiano utilizziamo come non ci fosse un domani ogni volta che vogliamo esagerare qualcosa, quando stiamo parlando di vivere un episodio o un evento in modo molto intenso. Ad esempio, se hai mangiato tantissimo, puoi dire ho mangiato come non ci fosse un domani. Beh, del resto, se non ci fosse un domani,
come vivresti la tua vita oggi? Probabilmente la vivresti al massimo. Ahimè, purtroppo molto spesso mi trovo a dire: oggi ho lavorato come non ci fosse un domani, in quei giorni in cui il carico di lavoro è enorme. La sesta espressione che lascerà i tuoi amici madrelingua a bocca aperta è: essere presi bene o essere presi male. Puoi dire: sono preso bene. Oggi sono proprio preso bene. Per dire che il tuo umore è molto positivo, che sei carico, che hai tanta energia per svolgere una determinata attività. Puoi usare questa espressione anche in senso negativo. Oggi sono preso male. Se il tuo umore non è dei migliori, se magari sei un po' giù di morale o se sei triste, sei preso male. Oggi è la giornata ideale per andare a fare una corsa. Sono preso bene. Scusami, oggi non ho molta voglia di scherzare. Sono un po' preso male. Benissimo, caro amico, sono molto contento che tu abbia visto il video fino a questo punto. Ti ringrazio tantissimo per averlo guardato e spero tu abbia scritto queste sei espressioni magari sulla copertina del tuo quaderno di appunti. Guardale ogni giorno per memorizzarle, usale con i madrelingua italiani e fammi sapere quale sarà la loro reazione. Sono davvero curioso di saperlo. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!